Perfetto, adesso siamo online. Quindi di nuovo buongiorno a tutti e salutiamo le nostre relatrici di oggi, che sono due membri del team di proprietà intellettuale dello studio Rodelen Partner. In particolare abbiamo la dottoressa Rosa Mosca, che è IP Specialist dello studio, e l'avvocato Isabella Corrias. Dunque, in questo primo appuntamento appunto della Milano Digital Week parleremo di opere create dall'intelligenza artificiale e quindi di tutte le relative implicazioni in ambito di protezione e proprietà intellettuale. A questo punto io passo la parola all'avvocato Corrias, quindi Isabella lascio a te per iniziare la presentazione. Buon webinar a tutti. Sì, buongiorno a tutti, grazie Marta per la presentazione. Condivido lo schermo. Ditemi se lo vedete. Lo vedete? Sì, perfetto, perfetto. Ottimo. Allora, oggi, come vi anticipava Marta, parleremo dell'intelligenza artificiale declinata al mondo della proprietà intellettuale. Ovviamente faremo una carrellata di quelli che sono gli istituti più importanti nell'ambito della proprietà intellettuale, vedendo quali sono stati gli impatti dell'intelligenza artificiale e cercheremo di fornirvi per quanto possibile dei nostri punti di vista e dare degli spunti alle domande che sempre più spesso ci si pone in questo ambito. Innanzitutto, di che cosa stiamo parlando? Cerchiamo un attimo di fare un breve, contesto di quello che è il perimetro degli argomenti di cui andremo a parlare. Oggi il progresso tecnologico, come l'innovazione scientifica, sono sempre più concetti di cui, tutti noi, quotidianamente sentiamo parlare, che sicuramente hanno avuto, hanno e avranno sicuramente in futuro un impatto molto, rilevante. Termini infatti come industria 4.0, IoT, cloud computing, blockchain, sono termini che man mano ci sono sempre più, diciamo, familiari, di cui leggiamo spesso, vediamo spesso e sentiamo sempre più parlare, così come spessissimo sentiamo parlare di questa cosiddetta intelligenza artificiale. Bene, ma che cos'è l'intelligenza artificiale? Allora, diciamo che il termine intelligenza artificiale è stato coniato nel 1955 da uno studioso americano, un ricercatore informatico americano, John McCarthy, che vinse nel 1971 il premio Turing proprio per le ricerche che lui erano state condotte, da lui condotte in tale ambito. Il termine intelligenza artificiale, sostanzialmente, che cos'è? L'intelligenza artificiale è una disciplina che studia tutti quei sistemi, sia hardware che software, che sono in grado di dotare le macchine di caratteristiche che sono molto simili alla mente umana. Quindi si pensi a funzioni visive, percettive, non so, possiamo pensare ad esempio a quei software che sono in grado di comporre delle vere e proprie composizioni musicali, così come a quei software che sono anche in grado di generare dei risultati brevettabili. Poi vedremo nel proseguo della trattazione che implicazioni avrà questo punto. In termini generali, l'intelligenza artificiale si divide in due grandi gruppi. Parliamo di weak, di intelligenza artificiale di tipo debole, weak, e parliamo di intelligenza artificiale strong, cioè forte. Che cos'è? L'intelligenza artificiale weak si occupa di tutti quei sistemi che hanno la capacità di simulare delle specifiche funzioni cognitive della mente umana, senza però che raggiungano le capacità intellettuali tipiche dell'uomo. Si pensa ad esempio a
Siri, che è quell'applicativo di Apple che tutti sicuramente conosciamo. Parliamo invece di intelligenza artificiale tipo Strong quando facciamo riferimento a quei sistemi, diciamo, autocoscienti che sono in grado proprio di sviluppare una vera e propria intelligenza senza che emulino delle capacità cognitive simili a quelle dell'uomo, ma sviluppando delle capacità cognitive in maniera assolutamente autonoma. Si pensa ad esempio a quegli strumenti che concernono il riconoscimento di pattern, di immagini, riconoscimento vocale. Ora, diciamo che l'intelligenza artificiale ha avuto e sta avendo un impatto sempre maggiore nell'ambito della nostra quotidianità, delle nostre vite, e soprattutto a livello di proprietà intellettuale ci si pone molti interrogativi. Per questo perché? Perché ovviamente queste macchine sono sempre più sviluppate, sempre più potenti, sempre più intelligenti, appunto, e quindi sostanzialmente sono dotate di, sono in grado di creare delle vere e proprie opere dell'ingegno, e quindi autonomamente queste macchine, vedremo poi vari esempi successivamente, queste macchine, avendo diciamo dei sistemi che le rendono tra virgolette intelligenti, creano delle opere che presentano sempre più delle caratteristiche che sono tipiche delle opere dell'ingegno create dall'uomo. Quindi, parlando in primo luogo del diritto d'autore, sappiamo che il diritto d'autore, la legge di riferimento, la legge 633 del 1941, all'articolo 1 ci dice che sono protette ai sensi della legge del diritto d'autore, copyright, se parliamo di sistemi anglosassoni, tutte quelle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono a una serie di rami, quindi letteratura, musica, architettura, cinematografia, eccetera, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, purché abbiano un valore, un carattere creativo. Ora, sul concetto di carattere creativo delle opere dell'ingegno, ovviamente si apre qui un panorama vastissimo che in questa sede non approfondiremo. Basterà però a questi fini, diciamo, sapere che tutte le opere che appartengono a questi rami, che sono date di carattere creativo, sono tutelabili ai sensi della legge sul diritto d'autore. Ora, come dicevo, l'intelligenza artificiale è in grado oggi di creare delle vere e proprie opere. Facendo prima l'esempio delle composizioni musicali, abbiamo dei software che sono in grado, tramite una serie di algoritmi, eccetera, di creare delle vere e proprie composizioni musicali. E quindi ci si chiede, ma questa composizione musicale appartiene a chi? Deve essere riconosciuta la titolarità di questa composizione musicale alla macchina che ha generato la composizione, oppure all'uomo che ha ideato il software? Questo è l'interrogativo principale a cui cercheremo un attimo di rispondere, per quanto sia difficile, non avendo comunque delle risposte definitive in materia, e quindi è tutto quello che ruota attorno, diciamo, principalmente agli interrogativi in ambito di intelligenza artificiale e di diritto d'autore. Questo perché? Questo perché la creatività, come dicevo, è il requisito necessario per accedere alla tutela, ma la creatività tipicamente è una caratteristica che viene, diciamo, considerata appannaggio dell'autore che pone in essere l'opera medesima. Sostanzialmente quindi il rapporto tra il valore creativo dell'opera e l'autore è ovviamente un rapporto contiguo, in quanto è l'autore, essendo poi titolare ab origine dei diritti morali e patrimoniali sull'opera, è colui a cui la creatività trova espressione, tant'è vero che
le opere dell'ingegno e le opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore trovano tutela proprio il fatto proprio che l'opera di per sé presenti un valore creativo gli conferisce la tutela, senza che in questo ambito, a differenza dei brevetti e di altri istituti, sia necessario un deposito formale dell'opera, ma l'importante è che l'opera sia creativa, nel senso che presenti delle caratteristiche che la rendano distinguibile dalle altre, quindi si ritiene che debba, poi anche qui c'è tutta una discussione comunque, che debba essere un'opera nuova, un'opera originale, che sia in grado di distinguere quell'opera creativa di quell'autore dalle stesse opere nello stesso ambito. E quindi è chiaro che un rapporto tra autore e opera nell'ambito del diritto d'autore è assolutamente evidente. Sostanzialmente quindi il nesso tra l'attività intellettuale dell'autore e l'opera la rende quindi originale e quindi la distingue da tutte le altre opere dello stesso genere e giustifica la concessione di questo diritto, che è un diritto molto ampio, nel senso che dura 70 anni, salvo alcune eccezioni, dalla morte dell'autore. Ora, il punto però è quello di capire qual è il rapporto tra la macchina creatrice, la macchina intelligente e l'uomo, cioè qual è il ruolo svolto dall'uomo, nel senso che se questo dispositivo è in grado di produrre un'opera giuridicamente tutelabile ai sensi della legge del diritto d'autore, per rispondere alla domanda a chi debbano essere riconosciuti i relativi diritti, gli studiosi, diciamo, fanno un passo indietro, cioè cercano di capire quale sia il ruolo che viene svolto concretamente dall'uomo in questo processo e quale sia il tipo di interazione che l'uomo intrattiene con la macchina intelligente. In questo senso, che è appunto il cardine, il punto della questione, possiamo anticipare che non è una questione a ben vedere totalmente nuova, nel senso che, ad esempio, il fatto che gli autori, che le persone fisiche abbiano diciamo agito tramite il supporto di strumentazione nella creazione di opere tutelabili ai sensi della proprietà intellettuale non è sicuramente un'attività del tutto nuova. Ad esempio, facciamo soltanto presente che il diritto d'autore è nato con la stampa, è nato con la creazione di opere che venivano stampate da macchine, che quindi hanno fatto sì che queste opere fossero distribuite al pubblico. Oppure si pensa ad esempio alla macchina fotografica, alla fotografia. È chiaro che anche diciamo quando sono state create le macchine fotografiche, abbiamo anche avuto qui delle questioni, diciamo, che in un certo senso a nostro avviso sono simili a quelle che ci stanno vedendo oggi in tema di intelligenza artificiale. Questo perché? Perché la macchina fotografica, come tutti sappiamo, è un dispositivo che permette di fare delle fotografie, ma è la macchina fotografica che di per sé fa la foto, e questo però tramite un, diciamo, senza voler essere troppo banali, però un click da parte del fotografo. Ora, anche in quegli anni, eravamo negli anni 70, ci si chiedeva la fotografia è proteggibile ai sensi del diritto d'autore o il fatto che venga creata, che venga posta in essere da un dispositivo, da una macchina e non dall'uomo di per sé, non è tutelabile ai sensi del diritto d'autore. Beh, anche qui la fotografia non ha avuto una delle vicende, diciamo, del tutto semplici, anche perché ricordiamo che le fotografie sono state tutelate come diritto connesso fino al 1979 ed è soltanto dal 1979 che la fotografia viene stata riconosciuta dalla legge sul diritto d'autore come una vera e propria opera dell'ingegno, con alcune diversificazioni con le fotografie semplici che sono sempre un diritto connesso, ma questo poi a questi fini non ci rileva. Ora, questo esempio perché? Questo per farvi far capire che sostanzialmente il rapporto tra
le macchine come strumento, come ausilio, l'uomo, il suo apporto creativo e le norme sul diritto d'autore non è una questione totalmente nuova e appunto, sempre tornando all'esempio delle macchine fotografiche, la fotografia oggi è assolutamente ritenuta un'opera proteggibile ai sensi del diritto d'autore. Questo perché? Perché è stato ritenuto che è vero che è la macchina che insomma compie buona parte del mestiere, però è chiaro che dietro la fotografia c'è un apporto creativo da parte dell'autore, quindi la scelta di un contesto, la scelta del luogo, insomma tutte quelle caratteristiche che rendono una fotografia proteggibile come opera del diritto d'autore, e quindi si è dato peso a quelle che sono le scelte, gli input compiute dall'autore nel creare poi quest'opera che è l'opera fotografica. Oggi però diciamo che questo esempio delle fotografie deve fare un passo ulteriore, perché la macchina fotografica è uno strumento tramite il quale viene posta in essere l'opera, però oggi abbiamo, come vedremo, delle opere che sono in grado di creare di per se stesse, a volte senza neanche l'apporto dell'uomo, delle vere e proprie opere. Ad esempio, pensiamo, poi questo verrà, lo vedremo dopo nella carrellata degli esempi che faremo, però ad esempio abbiamo avuto un dispositivo che è stato in grado di creare un vero e proprio dipinto, che è stato poi venduto anche all'asta. Quindi diciamo che tutti questi ragionamenti dobbiamo alzare un pochino l'asticella in questo ambito. A tal fine, quindi, posto che non abbiamo purtroppo una risposta definitiva, in questo ambito possiamo dare delle soluzioni che possiamo, diciamo, ritenere che possano essere applicabili in questo senso. Quindi, posto che oggi le opere dell'intelligenza artificiale non sono più delle opere che vengono create meramente con l'ausilio di uno strumento, ma sono delle opere che di per sé vengono create ex novo propriamente dalla macchina, ci si chiede: ma qual è quindi il rapporto tra l'autore e l'opera, e quindi il valore creativo che deve essere considerato da parte dell'autore per rendere l'opera proteggibile? Bene, in questo senso sicuramente la normativa in un certo senso non ci aiuta, anche perché ovviamente i concetti di carattere creativo sono declinati su quelli che sono i parametri che non prendono in considerazione la creazione di opere da parte della macchina. Quindi dobbiamo fare dei ragionamenti e dare delle risposte lievemente diverse. Quindi potremmo, ad esempio, la prima risposta sarebbe quella di assegnare la qualifica di autore, quindi creare dare soggettività giuridica alla macchina di per sé, quindi la macchina viene qualificata come autore. Questa potrebbe essere una possibile soluzione, posto che vedremo poi come nel concreto si è ad oggi declinata. Un'altra possibilità potrebbe essere, ad esempio, quella di configurare il rapporto umano, il rapporto tra l'autore e la macchina, un po' in un certo senso analogamente a quello che è al rapporto che vi è tra il datore di lavoro e il lavoratore dipendente, dove sappiamo che i sensi della normativa del diritto d'autore riguardante il software e anche i sensi della normativa riguardo i brevetti, diciamo che con tutte poi i requisiti del caso, le specificazioni del caso, il datore di lavoro viene investito normalmente dei diritti sulle creazioni del lavoratore, quindi in un certo senso si potrebbe ragionare in questi termini. Oppure si potrebbe, diciamo, conferire una protezione giuridica su queste opere come un diritto sui generis, come un diritto connesso che ad esempio possa dar luce, possa dare dignità in un certo senso a quelli che sono stati gli investimenti che sono stati posti in essere dal soggetto, perché è chiaro che ad esempio la soluzione di assegnare la qualifica di autore alla macchina, posto che è un concetto che totalmente per noi sarebbe nuovo, ma magari sarà il futuro, non lo possiamo sapere, però è un pochino difficile da masticare, mentre invece la creazione di un diritto sui generis, un diritto connesso, potrebbe magari essere una soluzione, diciamo, di
a metà strada, che sicuramente privilegerebbe quelli che sono gli strumenti, gli investimenti posti in essere dagli autori, in quanto ovviamente poi queste macchine è vero che possono creare dei risultati di per sé proteggibili, però è chiaro che ab origine vengono create e ideate da una persona fisica, e quindi è anche giusto che gli investimenti posti in essere per creare questa macchina non rimangano lettera morta. Ora, queste sono delle, ovviamente degli spunti, non abbiamo la soluzione in tasca, vogliamo anche un pochino lasciarvi con degli interrogativi, posto che poi al termine, dopo che parleremo anche dei brevetti, che è diciamo l'altro caposaldo nell'ambito dell'intelligenza artificiale, vi diremo alla fine un po' le nostre conclusioni, cioè come poi è stato concretamente sono stati decisi alcuni casi e quali sono poi le interpretazioni che dobbiamo fare ad oggi guardando la lettera della norma, però vogliamo per ora lasciarvi con queste possibili soluzioni. Ora, il secondo istituto di cui parliamo in questa carrellata sull'intelligenza artificiale è l'istituto del software. Il software, credo sia noto a tutti che cosa sia un software, sostanzialmente il software è tutto quell'insieme, quel set di istruzioni che vengono espresse tramite il codice sorgente o il codice oggetto, cioè un linguaggio comprensibile all'uomo o un linguaggio codice sorgente, un linguaggio comprensibile solo alla macchina, codice oggetto, che comandano la macchina e le permettono lo svolgimento di una certa funzione o di una certa attività che deve essere eseguita dalla macchina medesima. Da un punto di vista generale, sappiamo che il software è proteggibile ai sensi del diritto d'autore, nel caso in cui l'opera sia originale. E poi in alcuni casi può essere anche proteggibile secondo la normativa brevettuale, però soltanto in alcuni casi. Ora, perché parliamo del software? Tralasciando un attimo il software a livello diciamo generico, quindi appunto proteggibile tramite diritto d'autore e brevetto, il software è propriamente la macchina di per sé che crea il risultato proteggibile. E quindi facendo un passo ulteriore rispetto al diritto d'autore, dove abbiamo un rapporto tra la macchina e l'autore, ci concentriamo qui in un certo senso proprio sulla macchina in sé, perché appunto come anticipavo ci sono delle macchine che possono creare dei risultati proteggibili di per se stesse. Quindi non parliamo più di un input che viene predisposto dall'autore, ma parliamo di veri e propri output creati dalla macchina. E quindi ci si chiede, ma questi output come possono essere tutelati? Bene, in questo senso una risposta nella legge non ce l'abbiamo. Possiamo però anticipare che, ad esempio, la WIPO si è espressa sul tema stabilendo che sostanzialmente anche qui sarebbe necessario un attimo rivedere la legislazione attuale e auspicabilmente prevedere la creazione di una nuova tipologia di diritto, perché in questo senso abbiamo un vuoto normativo. Diciamo che però anche qui residuano dei dubbi, perché comunque è vero che la macchina di per sé può in essere un risultato proteggibile, però la definizione di opera originale come il risultato della creazione intellettuale dell'autore questa definizione è stata adottata a livello europeo fin dagli anni 90, e questa definizione ha anche trovato la sua conferma dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, pensiamo alla sentenza Infopac. Quindi in un certo senso sì, è vero che queste macchine pongono di per sé dei risultati in cui l'apporto dell'uomo è sostanzialmente inesistente, però anche è vero che l'opera è originale proprio quando è il risultato della creazione intellettuale dell'autore, e quindi
forse questa definizione andava bene fino ad oggi, ma oggi parlo di intelligenza artificiale, un test di originalità che prenda come riferimento criteri soggettivi legati ad una persona fisica sostanzialmente non è più attuabile, quindi anche in questo senso, come appunto diceva giustamente la WIPO, bisognerebbe rivedere la normativa e cercare di trovare una soluzione alternativa. Quindi tirando le conclusioni per quanto riguarda il software, sicuramente da un lato il legislatore dovrà chiarire l'apporto dell'uomo al processo automatizzato e le conseguenze, quindi ci dovrà assolutamente la risposta la dovremo ritrovare nella legge da parte del legislatore. Possiamo però ad esempio dire che anche in questo senso ci sono un po' di ostacoli, perché ci si chiede: ma quando una violazione del diritto d'autore sarà riconducibile all'attività della macchina intelligente? Cioè, se ovviamente noi attribuiamo banalmente un diritto soggettività giuridica ad una macchina, nel caso in cui possa in essere una contraffazione, venga copiata l'opera, eccetera, come lo reguliamo? Questo è un po' anche il problema, poi è anche tutta una serie di interrogativi e di disposizioni che ci si porta dietro, perché di conseguenze giuridiche che ci si porta dietro, perché non basta soltanto dire attribuiamo il diritto all'uomo, attribuiamo il diritto alla macchina, eccetera, però dobbiamo anche considerare tutto quello che ne consegue. E in questo senso, guardando al di fuori dell'Italia, la normativa del Regno Unito è un pochino chiara al riguardo, perché ha precisato che la riproduzione di un'opera coperta dal diritto d'autore è vietata attraverso qualsiasi mezzo elettronico. E quindi questo cosa vuol dire? Che l'aver digitalizzato prima e riprodotto in seguito un'opera coperta da copyright durante un processo di intelligenza artificiale ne comporta comunque la violazione, e quindi questo non ci esime, non possiamo dare una sorta di responsabilità alla macchina, perché comunque vi è comunque una violazione del copyright secondo la legge del Regno Unito. Quindi insomma vediamo che il panorama è molto confuso, e quindi delle risposte, come dicevo, non ce ne abbiamo, e dobbiamo un po' ragionare su quello che abbiamo. Ora lascio la parola alla mia collega Rosa, che vi parlerà dell'altro caposaldo della proprietà intellettuale, che sono i brevetti. Ecco, esattamente, appunto, buongiorno a tutti. Come diceva, in riattacco a quello che diceva appunto la collega Isabella Corias, la legislazione ad oggi non ci fornisce gli elementi sufficienti per dire se e in quale modalità è possibile dichiarare una I padre o madre di una proprietà intellettuale. Nello specifico, appunto, dopo aver visto cosa si potrebbe fare tramite il diritto d'autore e i software, andiamo a capire se e come è possibile fare qualcosa tramite i brevetti, soprattutto alla luce comunque di un caso relativamente recente che andremo ad analizzare, che è il caso da Bus, che ha avuto poi diversa risonanza nelle diverse corti a livello comunque europeo, USA e anche inglese. Allora, innanzitutto quello che dobbiamo chiedere è se gli algoritmi di appunto AI possono essere protetti. Cosa dice l'EPO, la posizione appunto che è l'ufficio appunto europeo dei brevetti? Dal 1 novembre 2018 l'EPO comunque ha aggiornato tutte le linee guida d'esame, introducendo un'apposita sezione dedicata appunto all'intelligenza artificiale, Artificial Intelligence and Machine Learning, che poi è la parte C delle guidelines, che quindi, se a qualcuno interessa, è anche molto interessante. Però secondo l'ufficio, ad oggi gli algoritmi di AI sono tutelabili mediante il deposito di domande di brevetto, a condizione che essi risolvano uno scopo di natura tecnica. Invece non sono tutelabili gli algoritmi di AI che sono modelli astratti, quindi privi di scopo tecnico. Andiamo subito a capire cosa ha detto l'esaminatore proprio nel caso da Bus, per capire poi qual è il ragionamento che fondamentalmente poi è stato seguito anche comunque nelle altre corti.
Allora, da busta questa macchina era, è questo caso in cui è stato depositato appunto un brevetto ed era stato indicato successivamente appunto da Boos, cioè l'intelligenza artificiale, come l'inventore. Allora, innanzitutto l'EPO respinge queste domande nelle quali viene appunto designato da Boos come inventore. Infatti, secondo l'esaminatore, l'indicazione del nome di una macchina non soddisfa appunto i requisiti necessari. Perché le dichiarazioni che indicano che il richiedente ha acquisito il diritto al brevetto europeo in qualità di datore di lavoro e la correzione di questa dichiarazione poi per indicare la successione del titolo di proprietà stessa non soddisfano poi i requisiti richiesti appunto dalla legge, cioè sui brevetti, eccetera. Infatti, i sistemi, comunque le macchine AI, non possono essere utilizzati né possono trasferire alcun diritto a un avente causa. Innanzitutto in quanto non vi è personalità giuridica e non possono essere comunque parte di un contratto di lavoro che è ovviamente limitato al momento alle persone fisiche e non possono avere alcun titolo legale sulla produzione che potrebbe essere trasferita per legge o per contratto. Per cui comunque nel momento in cui viene indicato per capire quando viene depositato un brevetto, il titolare può essere diverso appunto dall'inventore. Può essere un inventore che può chiaramente essere un soggetto che durante la sua prestazione di lavoro ha appunto creato un'invenzione, oppure un soggetto terzo che decide di vendere, licenziare quant'altro la sua invenzione a un altro titolare. Però questi due dati sono necessari. Nel momento in cui si indica come, immaginiamo appunto di indicare da Boos come inventore e titolare della società XY, chiaramente ad oggi abbiamo un problema proprio di natura tecnica giuridica, ovvero l'inventore, appunto, come avevo detto, ha una serie di diritti. Com'è possibile che domani da Boos possa decidere di appunto licenziare o cedere i suoi diritti? Questo fondamentalmente è il fulcro di una delle obiezioni appunto dell'EPO. Infatti, secondo l'EPO, il proprietario di un sistema di AI può, in conformità poi alle varie leggi nazionali, essere proprietario della produzione di questo sistema, come il proprietario di qualsiasi macchina può essere appunto proprietario della produzione della macchina. La questione della proprietà di un prodotto deve essere comunque distinta poi da quella dell'indicazione dell'inventore e quindi da quello che si diceva dai diritti ad essa connessa. Come dicevo, la designazione dell'inventore è un requisito formale che una domanda di brevetto deve assolutamente soddisfare, cioè questo campo non può rimanere vuoto e o anonimo, e la valutazione dei requisiti formali, che poi si riferiscono alla domanda, è poi indipendente da quelli sostanziali della brevettabilità, che invece si riferiscono all'invenzione. E non ha appunto alcuna influenza, quindi comunque l'esaminatore, diciamo, inizialmente pone la questione su questi due elementi, che comunque non sono elementi da poco. Quindi da un punto di vista formale non accetta come indicazione, diciamo, dell'inventore un'intelligenza artificiale, ovvero da Boos. Infatti l'EPO ribadisce che la valutazione del requisito formale dell'assegnazione avviene prima, quindi dell'esame. Quindi in questo caso siamo ancora in una fase, non parliamo della brevettabilità da un punto di vista sostanziale, ovvero dei requisiti necessari per brevettare, e non fornisce alcuna dichiarazione in merito alla conformità dell'oggetto della domanda ai requisiti richiesti dalla normativa. Uno degli obiettivi poi della normativa europea è proprio quello di fornire al pubblico informazioni sugli inventori. Il requisito formale della designazione dell'inventore, infatti, consente al pubblico di contestare eventualmente la designazione davanti a un tribunale. Infatti, una volta che l'esame viene cioè, superato, c'è cioè l'esame degli elementi formali, questo esame viene superato, c'è cioè la pubblicazione della domanda. Omesso e o comunque dalla designazione, vengono poi informati del contenuto dei documenti depositati e possono anche eventualmente mettere in dubbio la correttezza della designazione o comunque contestarne la stessa. La domanda che dobbiamo porci, che poi è quella dell'iniziale, eccetera, in un caso del e che è quella che poi l'esaminatore nel rifiutare, tale domanda, se mettiamo come inventore una I, il nostro da Boos, come si fa a procedere contro di essa per rivendicare un eventuale proprio diritto? E come si fa a dire quale, cioè se l'AI è l'inventore, diciamo, totale del brevetto, dell'invenzione, scusate, oppure no? In realtà questa domanda, come comunque si diceva prima, non ha una risposta univoca, anzi, in realtà oggi non ha proprio una risposta, è comunque un vuoto legislativo che però
va colmato, cioè bisogna trovare comunque il modo di procedere, perché oggettivamente, come tutti sappiamo e come tutti vediamo, la tecnologia e nello specifico l'intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante, siamo molto avanti in questo procedimento e tutti questi diritti comunque, sia della eventuale intelligenza artificiale che o di terzi, bisogna comunque trovare il modo di regolarli. Proprio per fare un esempio, ma se ne potrebbero fare diversi, soprattutto in questi giorni, recentemente diciamo l'intelligenza artificiale della società Nvidia ha ricreato una versione funzionante di Pac-Man da zero, il mitico Pac-Man per i 40 anni, semplicemente giocando. Quindi gli ingegneri hanno dichiarato che non hanno scritto un codice o formato comunque o fornito nessuna immagine, ma hanno solo predisposto il dispositivo a ricavare i dati di cui aveva bisogno. Questo è un esempio anche relativamente semplice, ma sappiamo oggi che, appunto, ad esempio, anche recentemente nella medicina, l'intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante e soprattutto crea nuovi sistemi e nuove modalità di lavoro. E quindi la domanda di chi può l'inventore, dichiarato l'inventore, e o come tutelare i diritti di proprietà intellettuale che ne derivano, che sono veramente non sono standard e sono soprattutto tanti, rimane aperta e necessita comunque assolutamente di una risposta da un punto di vista legislativo. Quindi sui brevetti, come in realtà anche sul software del diritto d'autore, non si può aggiungere una conclusione appunto univoca ad oggi. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e i marchi, anche qui ci sono stati fatti diversi passi da gigante, perché in realtà in generale comunque il settore dei marchi sta continuando a crescere. Infatti comunque in realtà quasi il 40% delle registrazioni, dei depositi eccetera contiene un'immagine, però in realtà spesso registrazioni di questo tipo vengono, diciamo, compromesse, per compromesse si intende non si giunge a registrazione, ci sono dei problemi a causa di proprio la mancanza di strumenti di ricerca efficienti. Cioè le parole chiave o il codice immagine utilizzati sono poco precisi e quindi si arriva ad avere un sacco di risultati da revisionare manualmente. Per farvi un esempio pratico e far capire quello che si intende, quando si decide di depositare o di verificare la disponibilità appunto di un marchio, di un'immagine di un marchio, si fanno di solito delle ricerche di anteriorità. Se il marchio è denominativo, quindi una parola, la ricerca è relativamente più semplice, si cercano parole simili. Quando si tratta di un'immagine, cercare l'immagine di un marinaio, perché io di fianco alla mia parola voglio mettere un logo stilizzato del marinaio, bisogna fare appunto queste ricerche sulle banche dati. Capite che cercare immagine di un marinaio potrebbe aprire comunque veramente potrebbero, anzi non potrebbero, succede che arrivano veramente una mole non indifferente di risultati che porta sia chi deve appunto analizzare tali risultati, sia chi deve valutare se il marchio che vorrebbe depositare è simile a un altro, ha una ricerca molto elevata e soprattutto ha in realtà non avere un risultato certo, perché quando arrivano 1000, 2000 risultati, non è così facile dire sì, il mio marchio è distintivo, io procedo, non subirà attacchi e nessuno dirà che ha un uso interiore. Grazie appunto all'intelligenza artificiale, nel 2013 Trademark Vision ha rivoluzionato questa ricerca e ha lanciato comunque la prima ricerca visiva al mondo dedicata a questo settore. Infatti il software di riconoscimento delle immagini che riconosce, che cerca queste immagini e riconosce, viene basato sull'intelligenza artificiale e applica i principi dei software di riconoscimento facciale per cercare un'immagine visivamente grafica, immagini e design 3D per determinare se il logo di un marchio che si vorrebbe depositare è ammissibile oppure invece rischia di violare un marchio già esistente. Questa tecnologia ha lo scopo comunque di rafforzare il processo IP al fine comunque di renderlo sicuramente più accessibile ed efficiente e in realtà migliorare la qualità dei risultati ottenendo in un tempo inferiore risultati migliori rispetto comunque a una ricerca manuale e inoltre anche ovviamente l'obiettivo di poi diminuire quelli che sono i possibili contenziosi in tema appunto di marchi e di similitudini.
Però in generale adesso abbiamo appunto parlato di quello che succede, di quello che potrebbe succedere nel diritto d'autore, software, brevetti e marchi, di come l'AI può comunque aiutare e o come potrebbe essere protetta. Però a livello generale su questo tema, quello che si diceva prima, c'è un vuoto legislativo. Per quanto riguarda l'Europa, nel febbraio 2019 c'è stata appunto la risoluzione del Parlamento europeo su una politica industriale europea globale in materia comunque di robotica e intelligenza artificiale. Vi abbiamo appunto allegato poi il link diretto del documento per chi volesse approfondirlo, perché è comunque anche proprio molto interessante. In generale ci si chiede, cioè già nel gennaio 2018 viene chiesto alla Commissione europea di disciplinare il rapporto proprio tra uomo e intelligenza artificiale. Si fa già riferimento comunque in questa richiesta alle leggi di Isaac Asimov, cioè come proprio elementi ispiratori dei principi generali di questa normativa. Cioè devono essere le intelligenze artificiali essere considerate come rivolte comunque ai progettisti, ai fabbricanti e utilizzatori di robot, compresi i robot comunque con capacità di autonomia e di autoapprendimento integrate, al momento che comunque queste leggi non possono essere convertiti al momento in codice macchine. Ovviamente cioè, si parla comunque di temi non solo legislativi, perché comunque stabilire se e che tipo di diciamo titolarità dare a queste intelligenze artificiali può avere comunque complicazioni psicologiche, etiche, sociali, economiche, giuslavoristi e comunque anche possibili settori di sviluppo, quindi trasporti, istruzioni, agricoltura e comunque assistenza medica. Come spiegava appunto la collega, c'è stato qualche caso che comunque offre degli spunti, diciamo, legislativi. Sono ancora tutti, siamo comunque ancora, è tutto aperto. Infatti c'è stato il celebre caso del selfie del macaco, di cui qua vedete una foto riportata, dove che in questa pronuncia riguardava appunto un diritto d'autore eventualmente attribuibile a un soggetto non umano o comunque che non facesse capo a un essere umano, come può essere una società. Da dove nasce questo caso, che sembra, dice, cosa c'entra con l'intelligenza artificiale? Il caso ha origine da un selfie che era stato scattato nel 2011 in Indonesia. Cioè fondamentalmente un fotografo era appunto, stava facendo delle fotografie in Indonesia, questo macaco riesce a prendere possesso della macchina fotografica e a scattare questa foto. Allora cioè, da questo momento inizia una disputa tra, diciamo, il proprietario dell'attrezzatura, in quel momento lasciata incustodita, che era appunto un fotografo, e prima con un blog e poi comunque con un altro sito che pubblicano queste foto come, diciamo, di dominio pubblico, perché teoricamente, almeno questa era la motivazione, era stata scattata appunto da un animale, non da un essere umano, e quindi diritti titolare, non c'era alcun titolare di diritti di proprietà intellettuale. Allora cos'era successo? Che si era svegliato, diciamo, in rappresentanza dell'animale che aveva scattato le fotografie, era anche intervenuta la PETA a quel punto, che è comunque l'associazione che rappresenta in generale gli animali, e aveva richiesto appunto al tribunale, diciamo, di riconoscere il copyright proprio al macaco. Diciamo che la vicenda adesso l'abbiamo ovviamente molto riassunta, e poi per chi interessa possiamo sicuramente inviare altre informazioni, però poi nel 2016 i giudici americani hanno respinto le richieste della PETA e contrariamente si sarebbe dovuto stabilire a chi attribuire l'esercizio dei diritti patrimoniali derivanti dall'autoscatto, dal momento che proprio un macaco non avrebbe potuto, diciamo, cioè, amministrarli in nessun modo, né a proprio beneficio né in nessuna modalità. E quindi questa è la questione che fondamentalmente riguarda esattamente l'intelligenza artificiale. Però ancora prima sulla questione si era pronunciato nel 2014 lo USA Copyright Office, che affermò che in generale le opere create da animali non possono assolutamente essere protette da copyright. Quindi anche questa decisione ci riporterebbe comunque al fatto che ad oggi, ma in realtà è così e ce lo dimostrano le corti che sono state poi incaricate di prendere una decisione, le diritti patrimoniali o comunque diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla titolarità di un'opera ad oggi non possono essere appunto attribuiti a un'intelligenza artificiale. E infine per parlare appunto, citare il caso che ha citato appunto la collega avvocato Corias, cosa è successo? Vi ricorderemo tutti, più che altro per soprattutto anche per la cifra elevata a cui poi è stata venduta l'opera,
che nel 2018 da Christie's c'è stata appunto battuta un'asta di un'opera diversa dalle altre, nel senso che era un'opera creata dall'intelligenza artificiale ed era il ritratto di Edmond de Bellamy, che era poi fatto comunque questo posto a diversi autori e poi che in realtà firmato dall'algoritmo che l'ha generato. E questa, quindi un algoritmo ha letteralmente, probabilmente ricorderemo tutti proprio l'immagine del quadro che piano piano veniva creato, letteralmente in diretta, creato e poi portato a termine. Inizialmente la base d'asta era, diciamo, molto, molto bassa, ma in realtà poi questo capolavoro, la base per aggiudicarla, è stata, la battaglia è stata agguerrita ed è stato venduto comunque a quasi 400.000 euro. Adesso non è importante il dato economico, perché ognuno poi decide quale opera, diciamo, d'arte avere nella propria casa, però a questo punto è, per tornare al nostro discorso, capire chi è poi il titolare di quell'opera. È vero che è stata l'opera, è un'opera ricreata, non è nel senso un'opera nuova con una serie di requisiti, però un'intelligenza artificiale ha provveduto a letteralmente comporla in una determinata modalità. Quindi ad oggi, come ritorno, purtroppo ci stiamo ripetendo, però è proprio un punto aperto, ad oggi una risposta univoca non c'è, non esiste ancora. E infine, anche quest'altro esempio, sempre per farvi capire differente l'intelligenza artificiale, in quale modalità ormai impatta nella nostra vita di tutti i giorni, e per cui è necessario in realtà trovare una risposta legislativa, come sappiamo in altri campi, perché ogni volta che c'è un vuoto legislativo, in realtà poi ci sono delle conseguenze negative, se non è nel breve termine, è nel lungo termine. Si riputa che comunque, proprio per velocità a cui si stanno sviluppando queste tecnologie, una risposta bisogna trovarla. Non è facile, come tutte a volte è successo con diverse normative, bisogna essere pionieri e bisogna in qualche modo poi trovare la chiave giusta, che poi potrebbe essere appunto ripresa. L'Oreal aveva annunciato comunque il lancio di una tecnologia digitale per la diagnosi della pelle, e praticamente questa nuova tecnologia applicava un algoritmo di AI sviluppato comunque appunto da ModiFace e istruito con il know-how e il database di L'Oreal, quindi relativi all'invecchiamento cutaneo, quindi tutte le informazioni relative a questo tema. Praticamente l'addestramento dell'algoritmo ha preso come base 6.000 immagini cliniche tratte dai vari studi di valutazione e approfondimenti condotti da L'Oreal, utilizzando questi skin aging atlas, cioè gli atlanti dell'invecchiamento della pelle. Dopo si è proceduto alla creazione appunto di un nuovo modello alla base di che cosa? Di 4.500 selfie scattati da noi tramite lo smartphone per tre etnie di donne diverse, asiatiche, caucasiche e afroamericane, in quattro condizioni di illuminazione diversi, per cui i risultati elaborati con il supporto poi dei dermatologi hanno evidenziato una precisione tale proprio nell'analisi della pelle, e quindi hanno confermato comunque la loro accuratezza anche in caso appunto di differenti espressioni facciali simili poi a quelle usate. Quindi tale procedimento è stato potuto essere svolto quindi tramite l'intelligenza artificiale, per cui fai un selfie, metti nel programma eccetera e vedi a parte appunto la possibilità di invecchiamento e quindi anche poi le modalità per evitarla. Quindi senza l'intelligenza artificiale questo procedimento non sarebbe potuto essere stato svolto. Quindi ci chiediamo, e questa domanda è sempre la stessa, chi è poi il titolare dei diritti di proprietà intellettuale? Possiamo indicare questa intelligenza artificiale? Questa è la domanda appunto aperta in cui non possiamo fare altro che al momento non dare alcuna risposta univoca. Sì, e per concludere, visto che appunto come abbiamo ribadito sia io che la collega non abbiamo una risposta definitiva in questo senso, però non possiamo lasciare la questione aperta, quindi in un certo senso dobbiamo con le norme che noi oggi abbiamo, dobbiamo cercare di fornire delle interpretazioni che possano, diciamo, adattarsi al meglio possibile. In questo senso quindi a ben vedere la risposta che oggi va per la maggiore è il fatto che
innanzitutto non abbiamo una normativa precisa in materia e in più se noi andiamo a leggere la normativa attuale sia in tema di brevetti che in tema di diritto d'autore, purtroppo la risposta è in un certo senso che non è possibile attribuire come era prevedibile, la titolarità di questi diritti alla macchina. Questo perché? Perché, ad esempio, se noi andiamo a vedere la legge sul diritto d'autore, troveremo molte disposizioni, come ad esempio già solo il fatto che il diritto d'autore dura 70 anni dalla morte dell'autore, abbiamo comunque un riferimento a una persona fisica. Oppure, passando all'ambito dei brevetti, se pensiamo all'articolo 62 del codice della proprietà industriale, in questo articolo si menziona che i diritti morali sull'invenzione spettano all'inventore e alla sua morte al coniuge e ai discendenti. Quindi stiamo sempre, il legislatore parla comunque sempre in un certo senso di persone fisiche. Non abbiamo né una chiara disposizione in materia, ma neanche interpretando le norme che noi abbiamo attualmente possiamo arrivare a conclusioni per cui la titolarità delle opere di intelligenza artificiale sia attribuibile a una macchina. Ed è anche per questo, ed è anche in questo senso che diciamo le decisioni, come appunto diceva la collega, la decisione dell'EPO per quanto riguarda il caso D'Abus e altri casi che sono stati isolati, però qualche caso ce l'abbiamo avuto, hanno sempre deciso in questo senso. E questo per questo tipo di situazione, che non essendoci una norma precisa non possiamo fare altrimenti. Però ad oggi che cosa possiamo fare se siamo degli imprenditori o se comunque creiamo un dispositivo di intelligenza artificiale? Sicuramente ad oggi la normativa che possiamo applicare, nulla ci vede di applicare la normativa tutela conferita dal diritto d'autore e in certi casi dalla materia brevettuale al software. Quindi quello ovviamente trova applicazione. E infine ovviamente nulla vieta per chi sviluppa questi tipi di dispositivi intelligenti, nulla vieta di regolare i propri diritti a livello contrattuale e quindi di stabilire, far sottoscrivere con le controparti dei contratti ad hoc in cui sanciranno tra di loro a chi devono essere riconosciuti i diritti. Quindi ad oggi queste purtroppo sono le uniche situazioni, le uniche soluzioni che abbiamo in mano. Ovviamente la tutela contrattuale ha dei limiti, perché sappiamo che il contratto vincola solo le parti, non è estendibile ai terzi, quindi ovviamente questo si porta poi tutta una serie di problemi che ne conseguono, ed è chiaro quindi che non è assolutamente sufficiente. In questo senso chiudiamo dicendo che siamo però fiduciose perché a febbraio del 2020 è stato la Commissione europea depositato un white paper sull'intelligenza artificiale, che attualmente è in fase di consultazione pubblica. Fino al 14 giugno del 2020 gli interessati possono fare le loro osservazioni, e quindi speriamo che a seguito di questa consultazione pubblica possiamo avere delle novità anche nell'ambito dell'intelligenza artificiale in ambito IP. E vi lasciamo con un breve video e vi ringraziamo per l'attenzione. Isabella, scusa, mi temo che non si senta l'audio, non so se è un problema solo mio. Come, Marta, non sentite? No, in effetti non si sente. No, non si sente l'audio, se riusciamo magari ad aprirlo, non so, su YouTube, proviamo. Non so io adesso se ho il... Isa, non mi sembra io di avere il link diretto, perché avevamo salvato... via mail, nessuno dei partecipanti nemmeno lo riescono a sentire.
Pronto? Se ci volete scrivere nella chat, se lo Sì, sentite. grazie. Ah, vi scrivo io l'audio. Purtroppo non si sente, no, vedi, purtroppo non si sente. Ah, Non so se vuoi ok. provare a farlo ripartire, che magari Riproviamo, avendo spento il eh. microfono forse creava un attimo di... Ok, dite. Allora. Intanto cerco il Ok. file. Ora lo sentite? No, purtroppo no. Niente, no, che peccato, guarda, questo era veramente carino. Vabbè, purtroppo ci dispiace, magari quando Infatti poi. ci chiedono se forse è in muto la persona che proietta. Adesso io non so chi di voi Volete stia posso condividendo. fare. Io no, no, sto proiettando io, ma no, sono voi Ah, mi ecco, sentite, quindi no. no. E se volete posso provare a fare un se tu rosa. Stop share, provi tu. Ok. Provo io. Ok. Se riesce a mandarlo magari direttamente aprendo. Si Io intanto ti provo a mandare a te Marta, ok? Intanto che prova Isa a vedere. sente? Io Sì, lo adesso sento. sì, Ah, adesso sì. perfetto. Ok. Grazie. Grazie a voi. No meetings today, remember, and twist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Sing on the floor. Sing on the floor. Open the door. Wrong voice open the door. Error. Hey, you. What open door. Adesso era un video, era simpatico per chiudere comunque su comunque i pro e i contro dell'intelligenza artificiale. Poi ovviamente questa era la pubblicità, però come avete capito casette diciamo molto semplici eccetera, però ci piaceva chiudere con questo video sull'intelligenza artificiale, ecco. Poverino, è stato chiuso fuori da... Altro dentista, Iger intendeva altro. Esatto. Bene. E beh, insomma, un po' una paura, no? Anche che certe volte Certo. abbiamo, no? Quella di che poi queste intelligenze artificiali ci sovrastino in qualche modo e quindi non riusciamo più a Esatto, è un controllarle, pericolo, rimaniamo... esatto, una cosa che sicuramente in realtà potrebbe succedere. Adesso questa era una battuta, però ci sono diverse cose, però e anche per quello la tutela, in realtà capire come tutelare, come inquadrare giuridicamente è un tema che sembra lontano anni luce, ma in realtà a breve è reale. Adesso banalmente film che 10 anni fa ci sembravano un futuro lontanissimo, non lo sono più così, perché ad esempio ho pensato appunto adesso proprio ai robot, cioè le cose meccanici che già compiono azioni dove in determinati campi come può essere la salute, a livello comunque di operazioni sono fondamentali, grazie ai quali abbiamo fatto passi in avanti, in altri campi dell'attività quotidiana poi diventano cioè, quasi delle entità con una personalità e quindi comunque anche il compiere determinate azioni può avere le conseguenze che devono assolutamente, cioè, bisogna trovare il modo di inquadrare tutto giuridicamente. Assolutamente. Allora, io vi ringrazio e lascio magari qualche minuto ai nostri ospiti se hanno delle curiosità, delle domande, ce le possono scrivere sempre o nella chat o nella sezione Q&A, altrimenti c'è la possibilità anche di raise hand, quindi di alzare la mano se volete intervenire anche con l'audio, vi possiamo tranquillamente abilitare. E nel frattempo mi ricollego a questa cosa che tu hai appena detto, che
facevo caso proprio l'altro giorno che adesso che siccome dobbiamo andare in giro tutti con la mascherina e il riconoscimento facciale del telefono mi chiude fuori e quindi c'è anche questo disagio per cui non mi riconosce più perché sono coperta fino a qua e non mi vuole, no? Per cui abbiamo tutta una serie di implicazioni quando ci affidiamo a questa tecnologia. Già, esattamente. Insomma. Sì, poi leggevo, non so dove, che in certi paesi, tipo in Arabia Saudita, sì, è stata, diciamo, riconosciuta diritto di cittadinanza a un robot, quindi alcuni paesi sono stati proprio in questo senso, sono pionieri e quindi, insomma, chissà dove finiremo. L'uomo bicentenario. Esattamente, esattamente. E film davvero che negli anni 90 sembravano chissà come lontani, in realtà sono diventati attualissimi. Allora ragazze, io vedo che non ci sono ulteriori domande o perlomeno finora non sono arrivate, quindi approfitterei di questi ultimi minuti per mandare sempre qua nella chat, che ho visto che è stata usata da tutti molto bene, il link a tutti i nostri prossimi eventi, compresi quelli di domani e dopodomani, sempre all'interno della Milano Digital Week, per cui ovviamente tutti coloro che fossero interessati sono assolutamente i benvenuti. Benissimo, vedo che non ci sono ulteriori domande, per cui vi ringrazio nuovamente e vi auguro una buona giornata e do appuntamento al prossimo webinar. Grazie a tutti, grazie a voi colleghi e ai partecipanti. A presto. Arrivederci, buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti.